Oggi parliamo del test del DNA fetale. Il test del DNA fetale è un test di screening, per cui è un test probabilistico che ha l'obiettivo di calcolare la probabilità per alcune alterazioni cromosomiche a carico del feto. Il test del DNA fetale consiste in un semplice prelievo di sangue che può essere eseguito non a digiuno. Tendenzialmente, seppure può essere eseguito a partire dalla nona decima settimana di gravidanza, noi consigliamo di seguire le linee guida del Ministero della Salute del 2015 che raccomandano la sua esecuzione a partire dall'undicesima settimana di gravidanza, nel contesto di una particolare ecografia che si chiama translucenza nucale. Sì, il test può essere eseguito per tutte le tipologie di gravidanza, sia da concepimento spontaneo che nelle gravidanze da fecondazione assistita. Può essere eseguito sia nella gravidanza singola che nelle gravidanze gemellari. È compito del medico genetista, nel contesto della visita di pretest, valutare insieme alla paziente quale kit è più adatto, considerando i parametri della paziente stessa, l'epoca della gravidanza e altre caratteristiche. Sarà proprio attraverso questo colloquio che si valuterà insieme alla paziente quale tipologia di test è più adatto per lei. Seppure non può essere considerato un test diagnostico ma probabilistico, possiamo definire il test del DNA fetale come un test molto accurato, con un numero di falsi negativi molto basso, inferiore all'1%, e una sensibilità e specificità maggiore del 99%. In linea generale, i risultati del test sono espressi in basso ed alto rischio. Quando si parla di basso rischio è un risultato rassicurante per la paziente, mentre quando si parla di alto rischio bisogna ricordarsi che non è ancora una diagnosi, per cui all'interno di un colloquio viene valutato insieme alla paziente qual è il percorso prenatale più idoneo. Tra i possibili percorsi possiamo raccomandare alla paziente l'esecuzione di un'amniocentesi. Con il test del DNA fetale è possibile anche venire a conoscenza del sesso del bambino. Il test del DNA fetale è un test a pagamento. Il costo può oscillare da un minimo di 500 euro fino a un massimo di oltre 1000 euro a seconda delle informazioni che ogni singolo kit va ad indagare. Offriamo diversi percorsi a seconda dell'epoca di contatto della paziente con il nostro centro. In linea generale, per tutte le pazienti è previsto un colloquio preliminare col medico genetista in quella prestazione che viene definita pretest. Sarà proprio attraverso il pretest che si valuterà insieme alla paziente il percorso più adatto per lei.